La prestazione della squadra dopo una settimana importante, difficile, con grande dispendio di energie, è stata buona. È stata buona fino al 33esimo del primo tempo, dove non avevamo concesso niente, dove la squadra era padrona del campo, dove giocavamo con una buona velocità di passaggio, dove difendevamo bene sia con gli attaccanti che con i centrocampisti e con i difensori. Poi c'è stata questa disattenzione sul fallo laterale. Lì è stato poi molto bravo Sao, però abbiamo lasciato Becsess nell'uno contro uno dietro. Il secondo tempo la squadra ha iniziato non benissimo, meglio nella parte finale del primo tempo. Fatto il 3-1 ha ripreso a giocare. Abbiamo regalato due occasioni al Cagliari su due disimpegni sbagliati nostri e queste sono cose che si devono evitare perché, come dico sempre ai ragazzi, se gli altri ci devono fare gol, ci devono fare perché sono bravi gli altri, non perché noi li facilitiamo le cose. Astori, sono contento dei difensori che ho a disposizione. Astori è un giocatore importante, è un giocatore che fa parte della nazionale, è un giocatore che potrebbe tranquillamente giocare nelle prime 6-7 squadre d'Italia. Buonasera, Buonasera. quindi il mercato che probabilmente avete deciso con quella riunione con Berlusconi è una cosa che la sta soddisfacendo e si aspetta ancora qualcosa, una storia o non una storia? No, col presidente e con Gagliani abbiamo parlato, sapevamo che poteva partire Boateng, è stato rimpiazzato subito con Matri, visto che avevamo perso Pazzini rispetto all'anno precedente. Sicuramente se dovesse arrivare Kakà, visto che l'accordo tra i club c'è, ma manca solo l'accordo con il giocatore, acquisteremo valore tecnico, personalità, esperienza. Crescerebbe l'autostima della squadra e questo sarebbe importante. Avrei un parco di attaccanti ottimo, così come l'ho avuto il primo anno. Quindi sarei contento, però aspettiamo l'evolversi della situazione.